Questo non è il classico episodio di Ferrovie Abbandonate, dove parlo, intervisto gente, si vedono belle inquadrature. Questo perché la ferrovia incompiuta e neanche abbandonata che tratteremo oggi, ha poco da dire e soprattutto da mostrare. Della ferrovia incompiuta Cormon-Sri di Puglia non è tanto interessante la storia, comunque travagliata come al solito, bensì le implicazioni che poteva avere e eventualmente potrà, ma anche se è molto difficile che verrà ripristinata, se non impossibile. Questa non era una grande opera di importanza storica che questa nazione salverà, era un lavoro di poco conto, se comparato ad altre opere. Sarebbe dovuta essere una banale bretella su un territorio sostanzialmente piatto. C'era giusto il fiume Isonzo e il torrente Versa da attraversare e anche un'autostrada che è diventata tale più tardi nel tempo che ha detto ciao, dovete passare pure me. Ma per l'epoca in cui sono iniziati i lavori, ovvero il 1949, non erano problemi enormi. Ma perché costruire questo tratto? Chiunque guardi la cosiddetta linea alta, ovvero Venezia, Udine, Trieste, nota che c'è un'importante deviazione verso Gorizia. E questo giro si sente in particolar modo andando da Cormons a Sagrado, appunto, in treno. Secondo Google Maps, per fare il tratto stazione FS di Cormons, stazione FS di Sagrado, si impiegano circa 14 minuti, con una velocità media di 51 km e 50. Allora, con il treno invece si impiegano 19 minuti, con una velocità media di 79 km all'ora. Quindi, ipotizzando di fare lo stesso giro che fa l'auto, ma in treno e quindi con una velocità più alta, ovvero facciamo 130 all'ora, ci si impiegherebbe solamente 5 minuti per fare lo stesso giro. Facciamo 9 perché magari vogliamo considerare la partenza del treno, che ovviamente non va a velocità massima, un'eventuale stazione, ma comunque credo di aver reso bene in mente l'idea. Gorizia è in una pessima posizione rispetto alle altre città, è troppo ad est, ma al contempo non si può tagliare, in particolar modo nel servizio passeggeri. Le merci che transitano solamente a Gorizia, così come in qualsiasi altra località italiana, non servono a niente, anzi sono solo un peso inutile. E questa bretella, oltre a poter tagliare i tempi, permetteva a Gorizia di avere almeno il suo scalo un pochino più snello. Consideriamo anche che poteva essere una via di fuga, una deviazione in caso di guasti o chissà che cosa. Il traffico previsto per questa linea era della relazione Tarvisio-Trieste e quindi, oltre a questo progetto, c'era anche l'idea di fare la linea di circonvallazione di Trieste per sostituire l'antiquata linea delle rive, ad oggi in parte ancora visibile. I lavori, durati ufficialmente 40 anni, furono definitivamente interrotti nel 1989, quando si decise di non aprire più la linea. L'ultima opera costruita è il ponte sull'attuale A38, da Gorizia a Villesse, che il 12 febbraio 2012 è stato letteralmente ruotato. La costruzione di questa linea ha anche comportato lo spostamento dalla stazione di Cormons più in periferia, e il vecchio fabbricato, pure elegante, è stato poi successivamente abbattuto, ma solamente per via del degrado. Inoltre, secondo le informazioni che ho ricevuto, c'è ancora il banco acciai alla stazione di Cormons, con l'itinerario verso Re di Puglia. Erano previsti due posti di servizio, uno a Mariano, il cui fabbricato era stato quasi completato, e una gradisca Borgo Trevisan, i cui lavori furono a malapena iniziati. Ad oggi il traffico che potrebbe esserci è poco, circa 10 treni al giorno al massimo, forse pure meno considerata l'apertura dell'interporto di Cervignano e anche della modifica degli spostamenti merci. Insomma, le esigenze di 80 anni fa erano giusto un po' diverse rispetto a quelle attuali. Resta il fatto che nessuno ha potuto constatare se effettivamente questo bypass sarebbe stato utile o meno. Cosa rimane oggi? Dalle immagini che avete visto durante questo video, solamente la sede, anche perché i binari e tutto il resto non sono mai stati messi. I ponti sono quasi tutti in buono stato, anche se il cavalcavia presente a Cormons è inaccessibile, ci sono troppe piante e poi inoltre si finirebbe direttamente nella linea Trieste-Udine via Gorizia e non è propriamente una buona cosa. Il ponte sull'Isonzo, per quanto possa essere bello passarci sopra, c'è una rete e un sacco di vegetazione. Mentre la cosa più brutta era il cavalcavia Fogliano-Re di Puglia,
che per fortuna nel 2015 è stato abbattuto, ridando così anche l'area delle feste al paese. Potete però vederlo andando su Street View e impostando una data precedente a novembre 2015. Un lungo tratto è stato poi usato per creare la variante di Mariano del Friuli. Per il resto, purtroppo, non c'è molto altro né da dire né da vedere. Come detto, è stata fatta malapena la sede ferroviaria e quindi non si può scorgere niente di interessante. L'unico futuro è una pista ciclabile, infatti il sedime ferroviario è stato acquistato dalla regione Friuli Venezia Giulia per un euro. Penso però di non aver dedicato abbastanza tempo a un aspetto fondamentale della storia di questa linea, ovvero l'astio di Gorizia. Come ho detto, questo bypass avrebbe escluso Gorizia, ma nessuno avrebbe mai pensato di escludere la città dal servizio passeggeri. Però le critiche ci sono state e per puro caso ho trovato un vecchio manoscritto, non so neanche io come definirlo, su eBay in cui si parla proprio di questo aspetto. Questo documento risale al 1961. Si va insomma a parlare di varie espansioni della linea ferroviaria, in particolar modo quella da Tolmezzo che prosegue fino a Brunico, pure la direttissima Venezia-Monaco o una linea Tarvisio-Tarcento-Cividale e Cormons di Puglia, appunto sfruttando questo bypass. E in poche parole questo dottore dice che il tronco sagrado Cormons di Puglia, insomma vedetelo un po' voi, era sostanzialmente inutile, a meno che non si fosse creata appunto una linea parallela alla Pontebbana che quindi facesse Tarcento, Cormons, Sagrado, Trieste. Questo perché? Perché appunto preferiva che venisse raddoppiata la linea che passava a Gorizia anziché creare questo tronco. E su questo sono anche d'accordo, anzi avrei mille volte preferito un'analisi dei traffici dicendo boh, spendere tutti quei soldi, lui parla di, ve lo leggo subito, 4 miliardi delle vecchie lire, avrà più senso spenderli in altre cose piuttosto che in un tronco magari inutile. Stiamo comunque parlando di un raccordo che per il lato passeggeri, ovvero quello che interessa principalmente a me e ai viaggiatori, non avrebbe giovato di niente, salvo in caso di guasti. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete posto in questo primo episodio di Ferrovie in Computer. Avrei voluto farlo in una maniera più approfondita, ma veramente non c'è altro da dire, sarebbe stato uno spreco di risorse e soprattutto non avrei neanche trovato chi mi avrebbe potuto fare un'analisi ancora più approfondita. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!